Allora, buonasera a tutti. E questa sera parleremo di alcuni strumenti di analisi delle mesh che possiamo trovare in Blender, che ci possono essere di aiuto per organizzare meglio il lavoro, per fare dei controlli al lavoro ultimato e per trovare eventuali errori nella mesh che abbiamo fatto oppure che abbiamo scaricato, errori di diverso tipo, per esempio anche a me, cioè, in tutta la pratica di modellazione che ho fatto, mi succedeva abbastanza spesso di avere degli spigoli duplicati, dei vertici duplicati e così via. Sono tutte cose che quando uno manda la mesh in stampa possono generare degli errori. In genere sono errori lievi che i comuni slicer provvedono a riparare autonomamente. Comunque, per riuscire a individuare appunto errori di vario tipo, ci sono degli strumenti che ci consentono di analizzare la mesh. Allora, c'è uno strumento basilare, diciamo, che è proprio all'interno di Blender. Per esempio, andiamo a caricare questo file qua. Anzi no, vado a caricare un SD, cioè vabbè, ve lo faccio vedere. Questo è il file che è uno dei file che avevo fatto in precedenza. Vediamo una cosa qua. E che avevo esportato in STL senza la gemma sopra. Quindi andiamo ad aprire. Torniamo qua dove c'è questo, togliamo il cubo e apriamo, facciamo importa STL, serata. Dove è finito? O è grandissimo o è piccolissimo? Infatti è grandissimo, ok. È grandissimo perché qua non ho rimesso la millimetri. Ecco. Allora, diciamo che questo misura 2 centimetri 3, no. Sì, allora lo scaliamo un po' così, giusto per avere una. Scalato. Applichiamo la scala. Ok. Ecco, allora questo è l'STL ricavato dal modello di prima. Lo vediamo subito perché chiaramente si vedono tutti i piccoli triangolini da cui è composto. Prendiamo questa visualizzazione qua. Ecco, andiamo di qua. Quindi chiaramente essendo un STL sono tutti triangoli, quindi il solido di prima che in realtà era formato da poligoni, cioè da quadrilateri principalmente, nella trasformazione è stato ridotto tutto a triangoli. Allora, uno degli strumenti di analisi è questo qui che è nel pannello delle proprietà. Il panello di proprietà è questo qua, il primo sulla destra. Scendendo c'è Mesh Display che uno può scegliere cosa visualizzare, insomma, e
E poi c'è Mesh Analisi, analisi di mesh. Quindi cliccando qua sopra, noi possiamo stabilire che cosa vogliamo andare ad analizzare. Per esempio, overhang sarebbero i sottosquadri. E perché non me li fa vedere? Dunque, perché non me li fa vedere i sottosquadri? No. Forse cambierà l'asse, forse. Bella. Perché non li fa vedere? Ah, eccoli qua. Ok. Overhang. Lui fa, dà una colorazione più o meno, forse stava ancora elaborando. Quindi gli overhang sarebbero, ops, sarebbero i sottosquadri, cioè il tipico problema di quando uno prova a stampare, no? E quindi lui visualizza, colorando, quali potrebbero essere le parti a rischio. Per esempio queste qui sotto. Non so in questo caso che logica abbia usato, ma perché qua si può impostare l'angolo oltre il quale lui stabilisce che c'è un difetto, diciamo. Poi thickness evidenzia le parti più sottili di un certo valore. Intercetta le facce che si intersecano, in questo caso non ci sono, perché la mesh è fatta bene. Distorsione francamente non l'ho capito che cos'è, e sharp anche questo è una cosa che ha a che fare con gli angoli che si formano fra gli spigoli, anche questo francamente non l'ho capito com'è, in che modo funzioni. Ecco. Questo vabbè, è uno strumento appunto basilare, molto, molto spartano, diciamo, con il quale si possono fare. Si può fare un piccolo esame preliminare. Un altro strumento invece l'abbiamo qua nel menu Mesh, perché nel menu Mesh la voce Clean Up, però questi sono strumenti che non è solo un'analisi, non è un'analisi, ma applica proprio delle operazioni, perché delete lose praticamente cancella le parti perse, tipo vertici isolati oppure spigoli rimasti orfani, cioè spigoli rimasti da soli. Può succedere che uno magari gli rimane un vertice da qualche parte oppure gli resta uno spigolo, una faccia nascosta da qualche parte e in una mesh complessa magari sfugge e uno poi non la vede più. Uno poi non la vede più, perché per esempio su questo modello qua che ho tirato fuori da internet, nascondiamo qua, facciamo importa STL, qual era? Questo, forse era questo. Anche questo sarà enorme, eccolo qua. Sì, anche questo è enorme ed è messo per così, quindi facciamolo, giriamolo un po'. Vediamo Una cosa della scala è che puoi dargli tipo di unità di disegno, di centimetri quadrati.
Sì. cioè di poi dichiarare, e quindi lui poi mi insegna che lo sai già, lui gli porta l'identità del disegno, ma siccome il disegno era poi di 5 cm, te lo ritrovi. Può essere, sì. Sì. Cioè, no, lui non scala l'oggetto in base all'unità in cui tu lo importi, Ma in teoria se l'oggetto è in millimetri, se tu hai importato millimetri sull'unità di misura lì, no, c'è un potresti controllo avere l'oggetto alla di stessa quello. Quindi misura. difficilmente importi un oggetto che era stato generato, salvato correttamente in millimetri. Te lo importa nella scala giusta. O devi essere nella stessa scala dell'oggetto, se no. No, la scala di per sé cosa c'è? Se c'è un cubo di un centimetro di diametro. Non è più che scala in tutte le unità di disegno, Sì. più che scala, scala è solo per la rappresentazione. No, in teoria se un metro per un metro importato un altro blender, un altro programma blender, sempre un metro Sì, per un metro, dovrebbe andare in dicevo, teoria. adesso lo ritrovo gigantesco perché. Scatenare un altro programma che Non so, il discorso dell'SPL forse Sì, in questa fase qualche modo cioè l'STL è un formato che non ha misure, ha solo proporzioni e quindi ogni programma poi cioè, esporta in base non so a quale criterio, ma soprattutto l'importazione, come dice lui, è in base all'unità stabilita qua. Io adesso in questo momento ho fatto un po' di confusione, ecco perché la confusione, perché questo deve essere 1, questo deve essere 1, eccolo qua, millimetri e 1, ecco qua, due cose allora, per lo stesso motivo e quando rifacciamo, contrastano sono le import STL, perché avevo messo millimetri come unità e poi avevo messo... praticamente, Dario, se tu importi un STL, tu non hai una misura, tu gliela dai te o quella No, misura? deve essere la misura. Cioè se tu fai un cubo da 1 metro e lo porti qui dentro, resta 1 metro. Il problema era che era passato da metri a millimetri e l'unità unit scale, cioè campo là, era andata a Ecco, 0,0001. in questo caso la dimensione sull'asse X, in questo caso, è di 1,162 L'hai già importato e poi l'hai riscalato. No, 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 io adesso no, l'ho importato di nuovo, ora ho cambiato i parametri dell'ambiente, quindi adesso io ho come unità il millimetro. E allora lui mi ha caricato un oggetto che secondo lui è lungo 1,162 km. Quindi forse bisogna fare una scala di un millesimo qua per dargli. Ma millimetri di millesimo può essere che sia l'origine, questo non è Ecco, proprio un sistema. perché facendo la scala di un millesimo, no, ho fatto una scala di un decimo e adesso è a 100 metri. Facciamo 0, 0, 1, 0, 0, 1. Adesso sono 11 metri e 2 metri, 12 metri, sì, e, no, appunto andava fatto a un millesimo, 0,1, 0, 0,1, 0, 0,1, ecco, adesso è un metro per 21 centimetri per 1,2 m, eccolo qua, oppla, dove è finito adesso? Aiuto. Aiuto. Eccolo qua. Rotiamolo anche, X90. Ecco. Controlla. Ecco qua. Proviamo a usare lo stesso tool di prima. Quindi.
Ah, giusto. Possibile ci mette così tanto? Sì. Thickness. Non. Stai lavorando, dici? Può anche evidenziare dei minimi cambi di tendenza sulle facce? Non so risponderti francamente. Serve? Vabbè. Sai che lì c'è qualcosa che non mi convince. Comunque passiamo, vi faccio vedere l'altro... l'altro strumento, così poi, perché appunto dicevamo questo qui, mesh, sempre in edit mode, ecco, mesh, clean up, queste sono tutte voci che compiono delle azioni, quindi decimate geometry fa una decimazione dei poligoni, e degenerate dissolve, francamente non lo so, cioè il dissolve cerca di unire delle facce fra di loro per semplificare la figura, make planar face fa individua le facce che non sono planari, tipo in Blender una faccia con quattro punti può essere non planare. Oppure, cioè, tutte le facce con più di tre punti possono essere non planari. Le seziona. Le seziona. Ah, le taglia? Sì. Ah, le rende praticamente? Le rende facce più piccole, però planari, chiaramente. Ma le corregge quindi? Sì, le corregge. Perché... in Blender abbiamo questa cosa qua, no? Cioè se io faccio, dunque questo portiamolo più qua, ecco, qua ci mettiamo qui, cursore al centro, facciamo una faccia semplicissima, anzi no vabbè, prendiamo il solito cubo, allora cursore al centro, prendiamo il solito cubo, che adesso me l'ha importato giusto, mi ha importato un cubo di 2 mm finalmente, vediamo, sì, infatti un cubo di 2 mm. Scaliamolo un po', no vabbè, lasciamolo così. Quindi questo è un cubo, quindi cosa... C'è qualcosa che non funziona qua. Oh, ecco, sì, così. Quindi se io prendo uno spigolo e lo tiro da qualche parte, tipo lo porto di qua, questa faccia non è più piana, cioè questa è una figura geometrica che non esiste praticamente. O perlomeno esisterebbe perché se ci mettessi un tessuto. Però chiaramente non sarebbe, non può essere una superficie geometricamente corretta. E quindi se proviamo noi ad applicare, facciamo... E ora vediamo cosa fa. Devo fare due versi, con quattro versi. Facciamo mesh. Clean up, make planar face. Ecco, ha spostato tutto. Vedi? Le sposta. Sposta in modo che. E poi si con le vertici di entrambi. Mm,
vediamo, non seleziono niente. Oddio, che ho fatto? Aspetta. Clean up. No, se non è selezionato niente non lo fa. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, glielo facciamo fare solo su questa. Ecco. Ha spostato. Ha spostato tutti della minor dimensione possibile per poter dare la faccia grande. Perché ne ha spostati minimo 3, se no 3, 4. Infatti quest'altra, no, non credo che sia planare quest'altra. Vediamo un po', gli facciamo fare la stessa cosa. Knapp. Ecco, ora ha spostato anche l'altro. Quindi sposta i vertici che deve spostare per rendere planare la faccia senza rendere non planari altre facce, chiaramente. Beh, questo è molto interessante perché questo consentirebbe di continuare ad usare quadrilateri anziché triangoli per modellare. Quindi uno può fare una modellazione anche grezza senza preoccuparsi troppo e poi applica selezioni tutto, track te, e lui ti corregge le puttanate che ha fatto. Insomma. Molto interessante, sì. Però appunto questi sono tutti strumenti di correzione. Poi, ecco, qui c'è invece splitter, non planar face, quindi ora io la riprendo, la risposto. Quindi qui abbiamo di nuovo delle facce non planari, facciamo A, conselezioniamo tutto. Qui anziché spostarle, me le divide. Ecco qua. Quindi lui ha creato... come si mette lo zoom sul, cioè il punto di rotazione? No, è che mi voglio la rotazione, il centro di rotazione sul cursore. Come si metteva il centro di rotazione sul cursore? Selezioni il centro, premi il punto e poi ti gira il punto. Sì, ma hai selezionato anche l'aereo così giusto? No? No. No, è solo il cubo questo. Punto. Gira. Ah, ok. Ok, perché invece così mi si muove tutto. Selezione l'oggetto, premi lo slash, quindi ti lascia solo l'oggetto e ti usa il gioco. Ah, ok, sì. Ok. Sulla tastiera dei portatili non so se funziona per sul 7, non so. No, perché no. Il 7, dovresti fare sì, il 7 per tu. Ah, ecco. Sempre in centro. Ok. In teoria il tasto home, comunque se sei fuori il zoom con il tasto home che visualizzi solo gli oggetti, li massimizzi, diciamo. Però il tasto home sulla tastiera normale c'è, ma qui no, qui ce l'ho il tasto home. Ma... Se hai il tasto home? Sì, ma mi fa questa cosa qua. Anche l'aereo. Vedi che ha massimizzato tutto, c'è anche l'aereo. Sì. Quindi se sei anche fuori, se stai guardando appunto a caso, distante, quindi tanto home, comunque inquadri tutti gli oggetti, se ce n'è uno, conviene prendere il tasto slash, così lo isoli e nello stesso tempo tieni il centro di rotazione. Poi qui abbiamo split facce concave. E poi abbiamo quella che appunto che uno non deve mai smettere di usare, che è remove doubles. Cioè ogni volta periodicamente uno conviene selezionare tutto, fare questo check mentre si modella, perché lasciarsi indietro dei vertici in giro comporta tutta una serie di problemi. Questo comando qui è sia qui e sia nel menu W. Eccolo qua, remove doubles, quindi io faccio un check, lui in alto mi dice rimossi 0 vertici.
Perché l'errore più comune che si può fare è questo: io magari non so, voglio estrudere, allora gli dico estrudi, poi dico no, no, meglio di no, faccio ESC, riseleziono. E io a questo punto qua ho un doppio vertice, vedete? Quindi lui mi ha creato un doppio vertice e c'ho anche un doppio spigolo. E c'ho anche un doppio spigolo. E se di questa cosa non me ne accorgo, dopo posso avere dei problemi. Quindi ripeto, io ho selezionato due vertici come per fare un'estrusione, poi ci ho ripensato, ho fatto ESC. E allora nella mia mente non ho fatto niente. In realtà non è così, perché nel momento in cui io gli dico di estrudere, lui automaticamente raddoppia i due vertici che andavano estrusi. E quindi lì, anche se io annullo il comando, sì, annullo il comando nel senso che annullo lo spostamento della parte che avrebbe creato l'estrusione, però i vertici raddoppiati restano. Quindi periodicamente conviene fare sempre un bel A, seleziona tutto, W, rimuovi i doppioni e allora lui adesso mi dirà rimossi i due vertici, ecco qua, rimossi i due vertici. E cosa importante, insieme ai due vertici mi ha rimosso anche lo spigolo che aveva creato, perché chiaramente nel momento in cui io rimuovo due vertici non è che lo spigolo resta lì, lo spigolo esiste se esistono due vertici, altrimenti lo spigolo non esiste, chiaro? Cioè se io sono qua e faccio questa cosa, ok? Se nel momento in cui io cancello questo vertice qui che è selezionato, insieme al vertice sparisce anche lo spigolo, ovviamente, perché lo spigolo esiste perché c'è un vertice da una parte e un vertice dall'altra. Ecco, e dunque, poi appunto le altre voci abbiamo visto che fill holes, vabbè, riempie i fori. Questa non l'ho sperimentata e forse riesce a chiudere le facce non chiuse, forse. Non conoscevo questo strumento. Aspetta, come si faceva? Pratica una mesh, un buco in mezzo, riempie il buco con fai una interpolazione al contrario, sfugge il termine. Voglio fare una prova. Probabilmente devi selezionare una faccia con un buco dentro. No, glielo sto facendo il buco. Sì, non dico per riempirlo. Basta cancellare una faccia, cancellare una faccia e non deve fare un buco. Ah no, ok, no, volevo fare una cosa un po' più sofisticata. Bene. Fatto anche questo, giustamente. Ecco, vabbè, io adesso qua diciamo che potrebbe essere un errore, no? Un errore di modellazione, nel senso che qui potrei avere due facce che non sono esattamente saldate e quindi in realtà mi ci è rimasto un buco. Vediamo. Mesh. Clean up. Fill hole. Ecco, No, pazzesca, e questo non lo so. questa è tremenda. Questa Fusion 360 non ce l'ha. Immagino di dire. Questa la dovrei fare vedere all'autore di quell'aereo che tu mi avevi portato da modificare, che era tutto pieno di questa roba qua. Cioè, sembrava tutto attaccato, invece c'erano tutta una serie di triangoli tutti vuoti che li vedevi solo se ingrandivi, 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 ingrandivi proprio. E questo era fatto con un No, perché allora, chiaramente modellare è difficile e controllare il modello forse
è altrettanto difficile perché appunto. Sì, però questo è un caso unico, cioè chiude tutti i buchi, miracoloso. Va bene, allora adesso andiamo a guardare il tool più interessante. Adesso sono una stupidaggine, ma quando hai 10 milioni di poligoni su un file STL e non riesci a mandare in stampa perché ti dà un errore, lo slicer crasher, perché come li importi, lui si chiude, e perché ci sono qualche male, qualche chiusura, di solito non è chiusura stagna, cioè avrei tribulato il decimo, non so più. Allora, quello che ci interessa di più, che è sempre un tool che non è riparativo, diciamo, è un tool che esamina. Poi chiaramente in base agli errori che ci sono, uno deve saper adottare le opportune correzioni. Il tool che usiamo è un add-on, lo troviamo negli add-on, non è abilitato di default, quindi bisogna andare a cercarlo. Quindi uno va qua in add-ons, cerca 3D, e qui abbiamo 3D, 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 ecco qua, Mesh 3D Print Toolbox. Questo qui ovviamente in questo caso è abilitato, c'è il check nel box, quindi è abilitato. Infatti ce lo troviamo. Ce lo troviamo, ma già per trovarlo devo prendere una mesh giustamente, quindi andiamo a selezionare una mesh. Dove è finito l'aeroplano? Ah, ecco, l'abbiamo messo qua in fondo. In fondo qua, portiamolo un po' più in mezzo. Allora, l'aeroplano, che non l'ho controllato francamente, quindi lo facciamo al volo adesso. Una volta che è selezionato un oggetto, appare il 3D print qua. Scusa, ricordami come si chiama questo pannello qui, che non me lo ricordo. Ah, il tool shelf, ok. Tool shelf, ok. Perché se io non lo seleziono, eccolo qua, 3D print. Allora, andiamo nel 3D print. Quindi andiamo su Edit Mode. Allora, intanto abbiamo statistiche, volume, area, però bisogna selezionargli tutto, chiaramente, volume. E qua in fondo mi dice il volume, oppure vediamo se mi dice anche l'area, ecco, e mi dice anche l'area di tutte le superfici, chiaramente, che riesce a calcolare. Poi abbiamo la prima voce che è solid, quindi lui fa un check del solido, cioè della qualità del solido, e trova ben 1615 spigoli non manifold. Quindi questi qua potrebbero essere degli errori per uno slicer, errori che magari potrebbero non essere, non è, potrebbe essere, potrebbe non essere possibile correggere da parte dello slicer. Quindi però lui l'unica cosa che ci può fare, ecco, io ho deselezionato tutto, adesso schiaccio qua e lui mi seleziona gli spigoli in questione. E dallo spigolo selezionato, guardando la mesh, boh, uno forse potrebbe riuscire a capire come mai quello spigolo non va bene. Oppure sono doppi. Allora, per esempio, il primo check da fare, come al solito, è fare A, cioè selezionare tutto, W, rimuovi i doppi. Infatti ha rimosso 2433 vertici. Questo ci dà un'idea cioè uno prende giù una cosa da Thingiverse e dice: ah, ma quanto sono bravi questi, meno male c'è tutta sta gente che lavora, e poi si ritrova un pezzo di cacca in mano. Ecco. No, 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 i vertici raddoppiati sono errori di modellazione, non c'è verso.
vertici raddoppiati, quando tu prendi un oggetto, l'appiccichi in altro, tac, e lì metti un vertice sopra l'altro e non ti prendi cura di togliere il doppione, capito? Quindi adesso rifacciamo il check. I software che fanno male proprio l'esportazione dell'STL, ma male male perché raddoppiare gli spigoli, cioè. Comunque, prima erano 1615, adesso rifacciamo il check del solido, vediamo se cambia qualcosa. Ecco, adesso sono solo 1226, insomma. Ma ora vediamo un po', di capirci qualcosa. 1226, ecco, questi sono sempre i soliti, boh, non capisco perché. Vediamo un Se po'. fanno un risolvere, Per vedere se no. No. però se non è per solo Qua, no, quello che abbiamo visto prima. senza sugli spigoli non corretti. Ah, ok. E poi andiamo su clean up. Hai solo No. prendi la barra spezzatrice e scrivi di solo. Ah, dissolve edges. Quindi se ti si chiudono le facce vuol dire che erano spigoli importanti e quindi sono partite anche le superfici chiuse. Ma Lo se visualizzi in solito con Z? in In Z, premi Z e vedi di solito. Se sono infatti buchi vuol dire che sono sparite le chiusure. Vedi che No, non, mi sembra tutto normale. Forse qui c'è una roba. No, ma lì sono facce sovrapposte, sono due superfici, una sopra Ah, l'altra. L'hanno ecco. fatto proprio male. Sì, guarda, vedi anche qua, no? Tutto sovrapposto, tutto sovrammontato. Guarda che Sì, roba. due superfici, una sopra l'altra. E questo era un file per 3D print, lo davano. Si mette a fare qua. No, prova a vedere il flash e con tutti gli errori. Crash. Però dipende perché io ho fatto delle prove su Slice e Crashata, invece su Simplified 3D, no, perché sicuramente Simplified 3D non è. Gli errori lì non li valuta Ah, come ecco, mi è rimasto stabilitato il mesh qua. Quindi sta errore. Ah, analizzando. Queste sono le parti troppo sottili. Overhang. Queste sono le parti in overhang, che secondo lui, boh. Queste sono le parti intersezioni. Queste sono facce che si intersecano. Anche le rosse sono facce sovrapposte. Questo momento io posso andare bene per trovare se facce doppie, perché Intersezioni. non ti riconosce facce sovrapposte una Sì, ma non sopra penso che questa sia una selezione, l'altra. perché No, se io la chiudo, vedi. almeno le 20 sai dove sono. È un best elemento. Le vedi, le sei Sì. sicuro che le cancelli? Sì. E poi abbiamo distorsioni, nessuno. Sharp, e questo francamente non ho capito cosa serva, cosa significhi. Ecco, comunque tornando sulla sinistra, togliamo questo se no ci confonde le idee. Dunque, tornando sulla sinistra, noi abbiamo, no, Z, noi abbiamo appunto i 1226 vertici non manifold e poi abbiamo 8 vertici bed contiguous, cioè che non manco si riescono a vedere, magari saranno piccoli, eccoli qua. Ma se fanno uno shift H non ti riesce? In che senso? Premi shift H. Vedi? Sì. Adesso premi Z così si vede, non proprio così.
No, è che no, mi fa solo le... Ho rifatto Shift H, a Shift H mi è sparito tutto, come mai? Ah già, Alt H, ma, mi sono perso la memoria di tutti i comandi, mi sono perso. Dunque, allora A, quindi erano questi. Eccoli qua. E correggere questi, francamente, non ho capito bene come cosa sia, ma... Ancora? Se partono le superfici, cioè se sono dei spigoli che sono necessari, quindi se noi possiamo tanto che fare cosa, perché uno non c'è niente a disegnare come figuro triangolo, uno fa una parte, può essere domani nella dimensione fa una parte e l'altra, che c'è una Qualcosa è successo, perché adesso dimensione dice sono come 5, sono solo 5. viene generato, ma come viene il programma genera i triangoli. No, ma prima io faccio così, io prima faccio dissolvere, cioè, se mi consente di dissolvere gli spigoli senza perdere la superficie, ok, se no sono proprio doppi, quindi li cancelli e non Sì, succede non succede niente, nulla. Però certo. poi bisogna visualizzare per vedere se la superficie c'è ancora o se è sparita. Perché per zona era dove c'era la superficie non superata, mi sembra. Vabbè, comunque una delle parti più interessanti sicuramente è l'individuazione delle facce che sono più piccole di una certa dimensione. Questo è importante perché, per esempio, quando uno stampa, soprattutto nelle stampanti in resina, sappiamo tutti che il modello deve essere fatto in modo che la dimensione minima delle facce non deve essere inferiore a un certo valore. E quindi qui c'è questo strumento qua, Degenerate, che in base al valore impostato qua, questo individua gli spigoli e le facce e le facce la cui superficie è inferiore al valore indicato là. Ora, però Cioè, prendiamo è una un po' cosa. un decimetro, praticamente, è un po' un decimetro, cioè, no? Sì, esatto. Allora, poi di decimazione in decimazione uno può accorgersi di che tipo di mesh, insomma, c'ha sotto le mani. Quindi io direi, torniamo sul nostro anellino. Aspetta. Andiamo sul nostro anellino, eccolo qua, tacchete. Urca, questo è diventato un anellone adesso. Sì, un anello di 2 metri, è un po' grande come anello, direi. Decimiamo un'altra, cioè scaliamo un'altra volta. Adesso 23 centimetri e lo facciamo, vabbè, facciamo così, CTRL A, applichiamo e lo scaliamo un'altra volta. Ok, ora sono 2 centimetri, 9 mm, 2 centimetri, adesso ci siamo. Quindi qua noi adesso, beh, proviamo a rifare il solito check, volume, abbiamo un volume di 0,34 cm3, un'area di 7,5 cm3, così tanti. L'analisi del solido mi dà 0, 0, cioè 0 non manifold, 0 spigoli brutti, diciamo, intersezioni, quindi facce intersecanti 0. Ora, se io qua imposto questo degenerate qua, gli faccio fare questo check, ecco, lui mi dice che trova 0
96.000 zero faces, cioè per lui le zero faces sono le facce a zero, cioè ogni faccia che è inferiore a quel valore impostato lì, per lui è una zero faces, quindi è una faccia non valida, così come mi trova 1024 zero edges, cioè 1024 spigoli troppo corti. Andiamo a vedere quali sono tutte. Infatti ho visto una risoluzione altissima, nel senso Tutti, fate il filtro di angoli microscopici. perché tutti? Perché questo valore qui in realtà è 0,001 metri Ma prova quadrati. a applicare la scala intanto a quel gesto lì. No, no, ho già applicato la scala. Ah No. no, non l'ho applicata? Aspetta un po'. Ah, è vero, non l'ho applicata. Giusto. Ok, allora. Non ho applicato la scala. Un po'. No, vedo sempre gli stessi valori. Sono microscopici che Beh, allora, cominciamo a capire. No, ma intanto cominciamo a capire che prendiamo una faccia qualsiasi. Non capisco perché si vede così scuro. Prendiamo una faccia qualsiasi. Qui c'è un problema qua, perché fa così? Non deve fare così. Continua a farlo. Facciamo controllo remove doubles. Ah, ecco, c'erano dei problemi qua. Ok. C'erano dei problemi. Qui ci mi è rimasto ancora il coso, il check, ok, prendiamolo. Beh, ora si ragiona. Allora, rifacciamo il solido. Ecco, infatti, c'erano rimasti dei vertici da prima. Quindi non manifold sono 163, bed contiguous sono 4. Però prima dava 0, 0, come mai adesso non mi dà questi valori? Hai applicato la scala 2? E quindi? Hai pensato molto più grande, non so se c'è classe quella giusta. No, non mi torna, non mi torna, via. Import. Allora, adesso lo scaliamo direttamente a 0.001, 0.001, 0.001. Poi applichiamo la scala, quindi controlla, applichiamo la scala, ok. Andiamo in edit mode, continua ad essere così. A, W, Remove doubles. Sì, c'erano problemi, c'erano. Forse perché si sono unite dei punti, se Ok, vabbè, comunque. Prendiamo una faccia a caso, 1, 2, 3. Andiamo su display,
gli diciamo show e fammi vedere l'area. Chiaramente siccome per default me la fa vedere in metri quadrati, devo andare di qua e fargli scegliere l'unità di misura, non metri, ma millimetri. Quindi questo è un millimetro, 0,01 millimetro quadrato. È abbastanza piccolo. È abbastanza piccolo. È abbastanza piccolo. Allora, quindi io mi ero preparato per esempio un file qua. Che questa è. Facciamo un po' più grande. Sono andato a prendere le caratteristiche di una stampante in resina. Questa è la Anycubic Photon che si riesce a comprare con circa 400 euro, anche meno. Ed ha una risoluzione su XY di 47 micron, una risoluzione. Cioè, i 47 micron di XY è la risoluzione effettiva del display, perché c'ha appunto i tot punti per tot punti su tot pollici, e quindi quelli sono, cioè, è proprio la dimensione fisica del punto del display. Poi, vabbè, la risoluzione sull'asse Z, l'accuratezza sull'asse Z è un micron e 25, e loro consigliano di usare layer da 25 micron a 100 micron, non più di 100, perché economica, Passata a 100 micro. sì, un decimo, quindi, cioè non riesce a fare un layer più spesso di un decimo, perché si vede che il laser è debole, perché ci sono quelle altre, le Vanaho, sì, ci sono le Vanaho che costano il doppio e loro riescono ad arrivare fino, mi sembra, insomma, a un valore più alto di questo, perché si vede che hanno un laser un po' più spinto. E allora io mi sono fatto un conticino, ho provato a pensare, vabbè, quattro punti messi insieme da 50 micron mi fanno un'area di 0,125 mm quadrati. Quindi se dovessi usare questa stampante io devo stare attento che ogni faccia non sia più piccola di questo valore. Anzi, magari secondo me è anche il doppio come misura minima, no? Perché questa 0,25 è l'area del quadrato risultante e la metà sarebbe l'eventuale triangolo risultante. Quindi diciamo che potremmo stare su 0,25 mm quadrati come dimensione di area di ogni faccia per poter andare in stampa su un oggetto del genere. Qua invece se mi prendo una di queste facce, questa è decisamente piccola. Però io, a me non mi convince questa cosa, eh? Perché mi sembra troppo piccolo questo valore. Perché questo è. Quanto è lungo questo? Perché me lo vai a scrivere lassù? Ok. Perché se lo strumento è perché se ne usa massissimo, Ok. se strumenti misura la lunghezza su espandi forse esatto lì c'è una misura. Fai espandi forse c'è expand. No, l'ho già espanso. Left line distance. Eccolo qua. Vabbè. Sì, no, perché quando fai le quotature puoi decidere dove spostare la quota, però. Vabbè, insomma, la dimensione del lato sarebbe 0,13, quindi la domanda è che superficie ha un triangolo equilatero di 0,13? Chi me lo fa questo conto? Come si fa? 0,13 per 3,13
l'altezza. E qui No, c'era una radice di qualcosa per trovare l'altezza. No, non è radice di 2. Via, l'altezza di un triangolo equilatero, su. Mamma mia, ok, vabbè, allora. Altezza triangolo equilatero. Triangolo equilatero, UMAT. Dobbiamo andare su UMAT. 3,4 per la distanza del lato al quadrato. Ripeti? L'area del triangolo equilatero è la radice quadrata di 3,4 per la lunghezza del lato. Allora, ci fidiamo di lui, Dobbiamo eh? usare i segni triangolo del triangolo. Quindi hai detto 3 diviso 4. Radice di 3. Radice di 3. 4, 4, radice quadrata di 3, 4, 4 per la lunghezza del lato. Radice quadrata di 3 dov'è qua? Radice. Quindi 3 radice quadrata. No. Non so usare la calcolatrice qua. Fallo tu, dai. Radice di 3 è 1,7, mi sembra. Sto facendo su camera. Per 0,13. Quanto? 0,056. Invece qua lui mi dice 0,01. Ah, però aspetta. No, gli devo dire di più. Aspetta. Ecco, 56, vabbè, qui viene 0, hai detto 0,56? Forse vorrei dire 0,013. C'è qualcosa che non torna qua. Perché se il lato è 0,12, come qua, e qua mi dà un'area di 0,006. Sì, 0,12 adesso perché ho aumentato la risoluzione della visualizzazione. Vabbè, approssimato è 0,13. Ah, 0,06, allora sì, allora è giusto, sì. Ecco, quindi noi abbiamo facce che in media sono 0,006 mm quadrati. Allora a questo punto bisogna correggere e quindi per correggere si può fare una decimazione. Per decimare si può fare, mi sembra che si può fare qua. Quindi non con 3D No, no, lui non corregge, no, no, no. Sì, noi decimo e poi io decimo e poi faccio un altro test, diciamo. Quindi per decimare posso andare sul menu, clean up, decimate geometry, però fa una decimazione lui, tac, non ti fa scegliere nessuna cosa. Oppure posso applicare un modificatore, quindi vado qua, aggiungiamo un modificatore. Che c'è il modificatore decimate, eccolo qua, e questo usa diverse modalità per decimare. Una è questa qua, collapse, una è un subdivide, cioè lui, siccome questo qui è stato costruito con la suddivisione, subdivision surface, lui fa il reversing di questa cosa, cioè cerca di accoppiare facce e però poi fa di nuovo uno smoothing del risultato in modo da cercare di seguire la forma originaria. Oppure c'è un planar decisamente brusco che uno in base all'angolo limite che sceglie e lui lavora.
possiamo provare a fare il collapse, ecco, che non è istruttivo qua. No, è un modificatore, esatto, è un modificatore, questo funziona solo quando, anzi questo lo vediamo fin da adesso, perché questo collapse per esempio c'è un fattore qua di 1 e quando è 1 non fa niente, quindi io posso portare, posso abbassare il valore, e dai muoviti su, ecco qua. E infatti quello che sto cercando di fare, ma non me lo fa fare, non so perché. Ah, ecco qua. Ah già, il massimo è 1, giusto. Man mano che io, vedete che man mano io cambio questo valore, lui comincia a calcolare e comincia a, tutta la tessellazione diventa più grezza. Ah, e poi una cosa simpatica chiaramente che lui mi fa un conteggio, cioè mi dice ci sono 53.735 facce, chiaramente, man mano che io sposto il numero diminuisce. E qua succede una textura più grande? Come? La diversa è comunque le facce, fatto. Forse bisognerà di fare la mapping, nel senso che metti tu di questo sistema per fare un modello più semplice, che però se ci dovessi qua texturlo, sembra di qualità, è proprio degli oggetti che compongono una scena, ma è un po' sofisticata. Beh, chiaramente questa è un'operazione finale, non puoi fare questa cosa e poi, cioè presupponendo che ci sono altre cose attaccate, cioè non, chiaramente no, questo... Questo modificatore dice anche per questo. Diverso comunque l'oggetto. È più che altro perché le texture cioè, sono applicate ai poligoni. Quindi poligoni, cambiando i poligoni, se tu applichi il modificatore, nel momento fai apply, forse per applicare correttamente il testo bisogna fare la wrapping, quindi se c'è un'altra volta la zona che probabilmente sarà un po' diversa perché sì. I poligoni sarà diversi, sarà meno. Ecco, io in questo caso ho fatto proprio un cioè siamo scesi a 9.000 facce, 6.000 facce, però ancora continua a conservare abbastanza la forma, chiaramente. Fa un po' una simulazione in cui potrebbe essere stampabile più o meno. Cioè se vedi le sparti in dettaglio perché la faccia è un po' più, però va qua quando la vado a stampare con quella macchina lì. Però le facce piccole sono rimaste più o meno uguali. Qua. Ma puoi fare un esame adesso con il modificatore così? No, devo applicare, no, devo applicarlo. Per forza. Eh beh sì, perché quello che vediamo qui non è la realtà. La realtà è comunque questa. La realtà è questa. Prova a passare sul strumento e vedi se ti dà la sensazione. No, non lo fa. Non lo fa, anche perché se io vado in edit mode e tu c'hai la maglia originale, non c'hai quella, capito? C'è questo. Se invece vado ad applicare, allora noi abbiamo la maglia. Vediamo qua, 3D print, quindi rifacciamo. Remove doubles, oh, c'erano 5 vertici. C'erano 5 vertici raddoppiati. Solido 185. Ma perché probabilmente i vertici per questo motivo si sovrappongono, tu lo scali sono mille volte più grande del porta, fai mille volte più piccolo, si vertici si sommontano e non si avvicinano. Come c'è? Sono distanti prima, sono distanti. Ma diciamo, c'è una tolleranza tra uno e l'altro. Se loro sono più distanti di X, sull'analizzatore è messo. Beh, ora provo. Arriva l'oggetto, ha fatto l'analisi di vertici e non c'erano duplicati. Poi l'ha scalato mille volte, non so. E ha trovato infatti 2000. Mi sa che qui ha creato delle facce interne, vedi? Qua ha creato delle facce interne.
Beh, allora a questo punto se io cancello questi qua, se io cancello i 185 spigoli non manifold, che ho, ecco, ora ho fatto dei buchi. Dovevi provare a fare il soldo dentro, che lui capisce che sono dentro e toglie con quelle facce. Perché se può dissolverli, se non risolve li lascia, perché non lo può fare, quindi o cancelli le facce oppure proprio... No, vabbè, allora io adesso cancello le facce. Io adesso cancello gli spigoli che ho. E quindi mi ha creato dei buchi. E adesso faccio così e vado qua e gli dico, siccome l'abbiamo trovato prima, eravamo tutti contenti, chiudi i buchi, chiò, ecco. Questa però non mi convince, questa qua, eh? Questa non va Magari bene. nel normale rovescia sempre. Fai Ah, come dice? fai ecco. Vediamo, No, fai CTRL come N. No, non è una normale rovescia. Questa è una scorciatoia. è una doppia, vedi, eccolo qua. Oh, Questo, cioè, questo, quasi. questo in più. Allora, questo in più. Ma tu potresti trovare, cioè c'è un No, fermato no, che chio e lo puoi tolgo, farlo solo X, questa volta, ma vertice, se hai ponchete. 50.000 facce, che fa cosa? Che vede che quella faccia lì è rovescia, così è. C'è un normale verso No, l'interno, quella lì in particolare, che ce n'era un'altra sopra praticamente. sì. Ah, quella faccia non era chiusa con quelle altre facce. Non c'è uno strumento che... Per normale sì. CTRL-N, sì, ok, ho capito, vede dentro fuori e mette a posto. Beh, rifacciamo il check, allora, A, V, nuova Poi doubles, vediamo. 0 vertici, solido, 43. Adesso mi dice che sono 43. Qui c'è un buco però. No, non sono buchi questi, sì. Vediamo un po'. Sì, sono buchi questi. Perché non me l'ha chiusi questi? Sì, ma il problema è quando come Claudio scarica un pezzo da finire. È molto complesso e anche trincato non riesce a farti il soldo. Quindi non lo modifichi con niente. Cioè non hai un programma a caso per fare una modifica. L'unico strumento è Blender. Perché però a quel punto succede che a volte qualche superficie non è chiusa bene, non sono aperte o qualche casino, devi riuscire a trovare, perché Dove? altrimenti se non trovi il problema non riesci a mandare in stampa. Quindi è uno strumento potentissimo, ma la responsabilità, Sì, ma cioè, non capisco perché mi fa così. Cioè, da un grande. non capisco perché mi fa questo effetto di shading qua. Di solito lo fa quando c'è roba che non va, questa cosa qua. Non deve farlo. Non deve farlo. Forse ci siano spessori Vedi che per non lo quelle fa. facce lì. No, questo. Non deve farlo. C'è qualcosa che non va qua. Qui c'è qualcosa che non va. Va nella Rapid. Quindi applico questo. No, applico il mirror. Applico il subsurface, anello Appied, questa la mettiamo via. Ecco, questa era la mia bella mesh con tutti i quadratini belli fatti Sì, se bene. la scarichi 1.000 volte, cioè, chiaro che... Ma voglio fare un controllo perché rimuove doubles, questa è perfetta Eh questa sì, qua. ma Questa il problema è successo quando l'hai scalata. è perfetta. È Ma qui c'è ancora una solido. faccia Vedi, formata. questa è perfetta. Non manifold, zero, zero. Sì, però ma l'avevi già fatto anche prima, non avevi lavoro e non c'erano duplicato. Il problema è che si è creato nel momento in cui hai fatto la scala. Ora lo esporto di nuovo, vediamo un po'. Perché
esporta STL. Fare un loop. Quindi per gli editing dopo. Per le modificare. Cioè è molto più facile. No, non mi ha fatto. Mi ha fatto una roba che non deve fare. Perché... il taglio sulla. Per le editing loop. Ma non hai flaggato only nel esatto. Ah, ecco, ok. Ok, allora. Esporta. Ok, ora è andato. Bene, allora, adesso che sei andato, qua questo lo eliminiamo. Lo rimportiamo. Ci togliamo lo sfizio, perché questo no. Remove doubles, zero vertice. Questo è 0 e questo è 0. No, no, vabbè, lo lasciamo così, non lo scaliamo proprio. Sull'interfaccia dove l'hai creato. Era di dimensioni 2 cm. No, 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 sì, ma no, era stata diversa la scala sul programma. Perché mentre qui io sto usando unità, millimetro e scala 0, di là avevo unità niente e scala 0.001, capito? Okay. E allora sì, sì, e allora c'era questa cosa qua. Sì. Perché tu hai modellato senza mettere l'unità? No, l'ho messa, però ho usato il millimetro, cioè creando come unità di misura la sua standard, usando la sua standard e scalando la sua standard. Invece avrei dovuto usare direttamente il millimetro e lasciare l'unità di scala a 1. Sì. Capito? Ecco, è questo. E allora, siccome il file di partenza era settato in un modo, questo è settato in un altro, io importo un oggetto, quando nel momento in cui l'oggetto è 1000 volte più grande e quindi devo scalarlo di un millesimo. Sì, però anche scalandolo non può cambiare. Ma se lo scali, cioè, quei piccoli poligoni si sormontano e hai un sacco di vertici doppi, cioè... Se questo lo scali a 0.0001 e poi fai l'analisi sono a distanza, cioè, superiore alla tolleranza fra vertice e vertice. Cioè vanno a intaccare la sua capacità interna di calcolo, diciamo. Sì, ma c'è una tolleranza tra i due vertici. Quando loro sono più vicini di tot, per Blender un vertice doppio, giusto? Quindi se prima un diametro 10 metri lo porti a 2 centimetri, chiaramente i vertici ce ne sono un miliardo. Sono più vicini. Però lui vede doppi. Beh, allora conviene decimare questo qui. Sì, Blender per i vertici doppi perché... Conviene decimare questo. Al suo interno vede che i due vertici sono... Perché lo strumento di verifica che ho visto di print dici verifica i vertici che sono meno vicini di no, cioè più non, vicini non è solo di tutto non è solo di è blend uno strumento di verifica di perché quando lo mandi sul programma di slicing. Se ci sono due vertici troppo vicini, il programma va in errore e ti dice che non è bene, ma dico, all'interno del programma di disegno, se prima hai 10 facce, poi vai a limite di dimensione subatomica, non sempre 10 facce, non vedo perché debba... Io ho capito l'effetto pratico, perché lì c'è un limite fisico, anche poi la parte c'è anche lì,
Allora, vediamo, ora io l'ho portato a 14.000 facce da 90.000 che aveva. Vediamo se ci sono vertici raddoppiati. No, non ci sono vertici raddoppiati. Vediamo qua, solido, è ancora 0 e 0. Che adesso avete i moduli indicati e la distanza di manager è 0 mm, ma se metti 2 mm trova tutto praticamente, cioè, nel senso di qui non posso capire, ma cioè, non capisco perché un vettore una volta che lo scarichi sia, non so, 1.000 vettori perché lo scarichi e debba essere 100 vettori. Sarà sempre 1.000, tanto piccoli. Allora, facciamo una prova. No, c'è una misura che determina che se due vertici sono più vicini, cioè non sono più lontani di un tot, sì, ma Ok, io l'ho scalato di un decimo. Rimuove double, sempre 0 e questo è sempre 0. Ora lo riscalo. Di un altro una volta decimo, che lo scala, 0, lei 1, capisce, lei scalato, questi vertici qua sono a 1, 0, 1, chiodo. 0, 0, 0, 1, no, non sono due vertici, Adam, è un vertice solo, c'è solo, no, è perché Blender funziona così, Sì, ma non è obbligatorio rimuovere, cioè se tu non dai si no, funziona, no, no, problemi chiaro, non è che, però, questo è sempre sì, 0 no, ma e lì è allora, sempre 0. siccome è modellando, capita spessissimo, come ti ha fatto vedere lui, ma anche in altre situazioni, che rimangono i vertici sulla coppia. E questo è un errore, perché comunque, ad esempio, se vai a fare un beaver, c'è un raggio e ci sono due vertici sulla coppia, il programma non riesce a farlo. Ecco, adesso mi arrivano sotto 105 vertici. Quindi automaticamente ti dà uno strumento per rimuoverli. Però chiaro che c'è una tolleranza tra uno e l'altro, cioè una minima tolleranza. Se fai un diametro da 10 metri, lo porti a 10 centimetri, è chiaro che sono miliardi di poligoni, i vertici vanno per forza uno vicino all'altro. Come anche in vari casi commerciali, quindi nuove linee doppie che siano distanti almeno un decimo di millimetro, se no ti attaccano le muore. Sì, no, ho capito. È che non pensavo ci fosse un limite interno. Phil Holtz. A monte, cioè, magari puoi No, controllare ma lui di fatto non ti dà un errore, cioè lui ti dice no, rimuovi 25.000 vertici, beh, ce l'abbiamo però fatta. se vuoi fare, lo fai, ma se No, vuoi certo. fare, li puoi lasciare tranquillamente. L'unico problema è che il programma di dicing, se vede che ci sono i vertici sulla porta, magari va in crash e non la si apre, no? Comunque ce l'abbiamo fatta perché nell'ultima scala c'erano 865 vertici non manifold, li ho cancellati, ho riempito buchi, adesso non ci sono più vertici raddoppiati e il check del solido mi dà manifold 0 e spigoli E adesso quello di cattivi 0. diametro 2 cm. Sì, e questo è il diametro giusto. Ora c'è da capire qua. Perché allora se noi abbiamo detto che quest'area qua, dunque vediamo qua, aspetta, fermati, prendiamo la faccia più piccola, la faccia più piccola è questa, una delle facce più piccole è questa, per esempio, una, due, no, una, due, tre. Qui andiamo qua, display, l'ho applicata la scala? Faccio Sì, sì, display, quindi show area, è 0,008 millimetri quadrati, è piccolissimo. Allora, secondo me, chiaramente, questo qua invece, questo valore qui è espresso in metri, secondo me. Quindi nel momento in cui gli vado a fare vado a fare il check delle zero facce, lui me le individua tutte. Eccole qua. Per lui sono tutte piccole queste.
Quindi questo qui è 0,0001, quindi questo è un decimo di millimetro, quindi un centesimo di millimetro, proviamo a dargli questo valore qua, che manco lo visualizza. Che manco lo visualizza. Le dà sempre tutte. No, le dà sempre tutte. Secondo me non lo tiene in considerazione questo valore qua. Questo valore qua non lo tiene in considerazione. Cioè per lui è come dirgli zero. Posso aggiungergli un altro 1, vediamo, 0,1. No. Perché non me lo fa scrivere? Se fuori dai limiti. Oh, ecco, l'abbiamo fatto. È un po' come fanno Abbiamo una linea, fatto. tre linee, due linee, spesse 0,1 mm, vicine 0,8 mm, si fa tutto quanto, fai un cilindro. È per evitare che si faccia in stampa. In realtà non stampa proprio perché dicevo. Sì, ma quello che non capisco è come mai me le dà tutte. Cioè, è possibile che sono tutte più piccole di questo valore qua? Tutte? Penso che era 10 metri in diametro, 100 metri in diametro, lei portando 2 centimetri, è chiaro che questi pulini sono diventati microscopici. Cioè, bisogna impostare l'unità di disegno Allora, dobbiamo prima, lavorare di qua. base, praticamente non si era accorto che aveva fatto la scala sbagliata. Si ripartiva con la scala giusta, proponendo. Allora, se invece noi lavoriamo su questo, Ah, lui che fa un perché 10 metri con per questo, l'altro, no, questo cioè con qua, cioè dobbiamo lavorarlo qui dentro. Dobbiamo lavorarlo qui dentro, importarlo qui. Import. STL. Punto. Ecco, allora questo è l'STL. Solido è 0, intersezioni 0, degenerate 0 faces. 0 faces. Perché adesso andiamo a misurare una faccia. Ma ora me la dà balordo il numero qua. Non lo possiamo fare. Perché con questa impostazione qua, se io vado a misurare l'area della faccia, mi dà un valore assurdo. Perché se io prendo una faccia qualsiasi qua, dunque, dove è qua? 1, allora la distanza display segment show in millimetri. Non le faccio, non è una al centro, quelle che poi 16 intorno, ne fai Allora, un'altra lo spigolo è 5 centesimi di millimetro e l'area, ora darà un valore assurdo, l'area è 1 mm². Non ha senso. Non ha senso perché sono sbagliate queste impostazioni qua di scala qua, sono sbagliate. Quindi, però se io le cambio al volo qua, adesso cosa succede? Se io gli dico, no, se io gli dico millimetri qua e uno qua. Il problema.
segmento, cos'è uno? E vedi, adesso mi dice il segmento è 49 mm, vedi, cioè. No, ho sbagliato io. Per Blender è solo, perché tu capisci che sono centimetri e mezzo, ma per il differente. Altri programmi, ma allora anche tutto il pezzo allora è cambiato di dimensioni. Sì, tutto il pezzo non è dimensionato. Infatti adesso è 23 metri. Sì. 23 metri a 2 cm e chiaro che poi sono. Sì. Sì. Perché lascia lì l'uno disegno. E ti dice che dopo ti dice che uno è 1000. Ti dice quello lì che è appena misurato uno, adesso lo miro su lì è 1000. Come se avessi scalato, io invece... Sì, ma è una scala, proprio scala. È che è strano. Vabbè, comunque ora, a parte l'imbarazzo di questa cosa, perché io ho impostato male proprio il file di startup e quindi mi ha generato questo tipo di inconveniente qua. Noi qua abbiamo la possibilità di analizzare appunto, di individuare le facce più piccole di un certo valore. Aspetta, torniamo su quell'altro che quello vedete meglio. No, è questo. Ecco, di individuare le facce con superficie più piccola di un certo valore, di individuare le facce distorte più di un certo angolo, quindi le facce che non sono planari, di individuare gli spessori più sottili di un certo valore. Quindi se uno sa che con la sua stampante non può stampare più, cioè non può stampare più sottile, che ne so, di 0,8, uno qua ci mette 0,8 e trova tutti i punti che hanno uno spessore uguale o inferiore a quello lì. E questo edge sharp, francamente, non ho capito a cosa serve. L'overhang è il sottosquadro. Quindi qua... però bisogna essere così, ecco, qua se io faccio così mi dice se ci sono 1548 facce che soffrono di questo overhang e lui mi fa vedere quali sono, questi sono i punti. Se prendi 7 non vedi neanche una, se prendi 7 vedi il punto, cioè tutte quelle sotto squadra sotto. Come? Se prendi 7 e vai in vista top non ne vedi neanche una, adesso in quel frame, invece? Ma se fai shift 7, le vedi da sotto, le vedi tutte, perché sono oltre 5 gradi da sotto. Shift 7? No, control 7 cos'è? Control 7? 7 control 7. Ah, ok, sì. Control 7, sì. Perché ti ribalta la vista, ok, sì, ti ribalta la vista, sì. Ecco. È sotto squadra. No, il discorso sembra assurdo anche a me sì, su questa roba qua, però di fatto se hai un STL e non c'è nessun cable che lo modifica, a parte Blender, oppure fai una conversione con altri cable, non sarà più niente. E lì e basta. Esatto, non c'è niente, cioè forse KPA per qualche modifica, perché... Adesso che tu hai visualizzato, puoi anche usare la visualizzazione come una selezione, puoi dire ho selezionato quelle facce. Sì, sono selezionate, è una selezione. Nel senso che fai cancella le facce selezionate. Allora, sì. Prima fatto Shift H e visualizzi solo le parti sulla squadra. Sì. Ah, ok, visualizzi solo le facce selezionate. Sì. Beh, potendo lo strumento di selezione. E quindi tu potresti andare a selezionare anche delle facce che sono quella edge sharp lì, probabilmente l'inclinazione tra una faccia e l'altra, perché 160 gradi. Forse la bomba pure la prova. Vediamo che cos'è. Se abbiamo 160 gradi è... Dice che ce ne sono due. E sono... Ma e che senso ha questa cosa qua? Sharp edge. Quindi tipo bordo affilato. Bordo affilato.
quindi forse è una faccia che è, sono due facce messe tipo. Ah, è giusto, sì, giusto, giusto, si imposta l'angolo. Tutti gli angoli più piccoli di 160, lui ti evidenzia questo. Tipo, ho un grado tra una faccia e l'altra. Esatto, cioè 180 sei liscio, 170 un po' meno, 160 un po' meno, 159 non va più bene. E allora lui ti evidenzia quali sono gli spigoli. Il spigolo tagliente, è G-sharp, spigolo tagliente, sì. Interessante. Sì, spigolo tagliente. Che hai una mesh che è, vabbè, un territorio con della vegetazione e questa vegetazione ha delle inclinazioni rispetto a quello che serve a te. Questa cosa qua ti seleziona. No, perché noi adesso qui per esempio abbiamo un oggetto. Troppo grandi. No, noi qui abbiamo un oggetto che è dunque 2 cm per 9. Sì, ma quella scala è sbagliata. Sì, no, ma le dimensioni dell'oggetto sono giuste, però 2 cm, 9 mm, 2 cm, le dimensioni dell'oggetto. Quindi a questo punto, se io qua gli dico trovami gli spessori di 1 mm, probabilmente dentro di box sarà per la stampa 3D. Eccolo qua, Thin Faces, 7000 Thin Faces. Quindi è inutile che tu vada in cerca, io trovo in cerca di 0, 0, 0. Questi sono, per lui sono le Thin Faces. Sono più piccole di un millimetro. Tutte queste zone qui sono più piccole di un millimetro, non capisco perché mi seleziona queste qua però. Questa non la capisco. Comunque sì, mi evidenzia tutte le parti più piccole di un millimetro. E seleziona. E me le seleziona, sì. Le distorte. È interessante perché tu selezioni con un criterio. Quella selezione la usi per applicare un modificatore magari, per definire un modificatore. È un modificatore. Lo applichi al piccolo l'oggetto, lo slanci l'oggetto, fai un altro oggetto con quella mesh lì, un altro oggetto, sì. Cioè, non fai senz'altro, è più facile se no, capisci? Comunque la parte più interessante sicuramente è l'individuazione delle non-manifold, perché la maggior parte degli errori si fanno su quella cosa là. Cioè modellando, poi chiaramente tirando giù le cose da internet, lì ci sono i problemi di esportazione dal solido STL che certe volte non va bene, appunto no. Ecco. Vabbè, comunque secondo me non basta una vita per imparare a usare tutta questa roba. No. Non basta una vita. Anche nel momento suo non riesce mica a mettere in tutti. Sì, ma se sono una stupidaggine, no. Non è per niente, ma bene. Va bene. Andiamo. Grazie. Ok.